131 i nuovi positivi in provincia registrati giovedì, il numero più alto da quando il contagio è ritornato a crescere e preoccupare. Il massimo toccato negli ultimi 30 giorni era stato di poco superiore a 60, a parte gli 82 di mercoledì scorso. Un trend in crescita quindi, ma no a Salerno città. I positivi di agosto dall'1 al 4 sono 11 positivi. I positivi del mese di luglio sono 92. Questo è un dato, diciamo, parzialmente tranquillizzante. I contagi sono scesi vistosamente, ma il contagio c'è ed è pericoloso. L'ASL di Salerno, sempre dati dell'ASL di Salerno, mi ha rassicurato che noi entro fine di agosto raggiungeremo la quota di 700.000 vaccinati. Questo darebbe una garanzia superiore rispetto alla pervasività del virus. Bisogna che soprattutto i giovani ricorrano alla vaccinazione, che è tranquilla, sicura e non desta nessun tipo di preoccupazione, per consentire poi l'apertura della scuola in presenza. La scuola è uno strumento di socializzazione e di acculturamento delle giovani generazioni che naturalmente è imprescindibile. La DAD è una, come dire, un palliativo che è utile assolutamente, ma che non può sostituire l'insegnamento in presenza, perché oltre agli aspetti della trasmissione del sapere c'è anche quello della trasmissione di modalità di socialità, insomma. Quindi. Vaccinazione insieme ad altre misure possono contribuire a contenere la diffusione del virus e le sue pericolose varianti. Fra queste misure anche il certificato verde. Credo che sia una garanzia, è per il gestore, è per il fruitore, il ristorante, per dire qualsiasi altro luogo di addensamento umano. Quindi da questo punto di vista credo che sia indispensabile il Green Pass, sperando che con una procedura di vaccinazione spinta possa essere allentato o addirittura eliminato.